Buonasera ragazze e bentornate sul mio canale YouTube. Oggi siamo al video dei prodotti make-up e skincare terminati per il mese di marzo ed aprile. È infatti moltissimo che non faccio più un video così, quindi era doveroso. Cominciamo con il reparto, diciamo, make-up, che è questo qui, e in particolare con le unghie. Ho terminato la mia amatissima base Laila numero 070. È una base veramente che io adoro molto, mi fa durare praticamente tutti gli smalti molto di più. È la base migliore, secondo me, che ci sia. Ne ho provate tante, questa l'adoro, ed il costo è abbastanza irrisorio, fra i 4 e i 5 euro. Qui non si legge più il numero, ma è 0,70. Ho deciso anche di liberarmi di altri smalti che, diciamo, sono arrivati praticamente alla fine. Per esempio questo base 3 in 1 di Sephora. È vero che ce n'è ancora un po', ma è difficilissimo prenderlo ormai con il pennellino. Vi dico, non mi ha entusiasmato come base, ecco perché preferisco dirla lunga, la 070 della Laila, ma l'ho usato come top coat, quindi come top coat vale la pena, ma sinceramente il costo di 10 euro mi sembra eccessivo rispetto alla bontà della base Laila che vi mostravo prima. Ho praticamente anche terminato questa base della Revlon, la numero 955. Anche in questo caso non mi sono trovata tanto bene come quella della Laila. E poi ho terminato anche, sempre della Laila, questo che è in verità uno smalto trasparente, carino sì, ma come tanti altri. Insomma, gli smalti trasparenti alla fine sono quasi tutti uguali. Questo è il numero 69, vedete, ma ripeto, la base 070 ve la consiglio molto. Sempre per le unghie ho terminato un'altra confezione di questo solvente classico senza acetone della Parisienne, lo pago 0,90 centesimi, a volte anche meno, e questo, considerando che è senza acetone, sì, ve lo consiglio, e poi visto il costo, insomma, ne vale la pena. Cos'altro ho terminato? Allora, per la linea make-up ho terminato questa Kiko Automatic Precision Lip Liner, questa matita labbra, in una colorazione per me nuova, perché io la 501 non l'avevo mai provata. È veramente un bel nude, qui praticamente è rimasto, vedete, poco e niente, ed insieme alle 503 sono le mie due preferite. Questa un pochino più sul tono della marrone, e ho finalmente scoperto a che cosa serve questa parte posteriore, vabbè, al di là del temperino, a cosa serve questa parte posteriore, che forse anche voi avrete visto. Questa parte posteriore serve per sfumare la matita labbra una volta applicata. Per chi come me non l'avesse ancora scoperto fino a pochi giorni fa, ecco qui, diciamo, il risultato della mia indagine. Quindi questa è la matita, se non erro viene 5,90, quindi anche un buon prezzo. Ho terminato il mio ennesimo double touch della Kiko, ne ho usati tanti, uno era anche nel penultimo giveaway, questo è nel numero 1, credo si legga anche qui, vediamo se è 1, Ah no, scusate, il numero 13, ho detto male, questo è il numero 13, non so se si vede ancora. Comunque questi double touch della Kiko sono molto molto belli. Questo era un color carne molto durevole durante il giorno, e per cui io al lavoro questa me la porto sempre. Ho terminato poi un'altra confezione dei miei maxi dischetti per uso cosmetico della Surprise 100% cotone. Questi li trovate da Acquasapone a meno di 1 euro, e sono fra i migliori che io ho provato, quindi questi li ricompro sempre sempre sempre. Poi ho terminato, anche questo ormai lo sapete, il mio balsamo addolcente al cocco della Splendor. Questo ha un costo molto basso e per me è ottimo, nonostante l'INCI non sia fra i migliori, è veramente addolcente, nel senso che mi lascia i capelli morbidi e me li districa molto molto bene, quindi questo lo consiglio sempre e lo ricompro anche sempre. Ho terminato della Cremerie uno scrub che ho amato moltissimo. La Cremerie, come sapete, è questa ditta italiana che io ho conosciuto lo scorso anno al Cosmoprof, e fa prodotti al 99,9% naturale, vendono anche online. E questo scrub corpo Lomi Lomi con monoidi Tahiti e Hibiscus aveva una profumazione meravigliosa, quindi veramente ve lo consiglio. Sono scrub che nascono per un uso professionale, appunto da cabina, ma che recentemente, grazie anche a questa rivisitazione del packaging un pochino più economico, si sono aperti al grande pubblico.
quindi ve li consiglio. E come vedete qui i suoi ingredienti sono dal 99 al 100% naturali, quindi questo è veramente un ottimo scrub corpo. E ho terminato due prodotti della Omia, che questo in particolare l'ho anche già ricomprato. Questo è un non sapone, appunto eco biologico, mani e viso della Omia. Io lo uso per dopo essermi struccata già con latte detergente per terminare la pulizia. E come vedete ha 0% parabeni, SLS, PEG, coloranti sintetici e glicol propilenico, quindi un prodotto ottimo. E il costo mi pare, vediamo se qui è indicato, non me lo ricordo, no, comunque credo massimo sui 5 euro, è una confezione da 300 ml. Inoltre ha un comodo dosatore per cui in bagno si usa veramente con facilità. Sempre della Omia, perché ormai è un marchio che sto amando molto, visto l'ottimo rapporto qualità-prezzo, ho terminato il latte detergente eco biologico, nutriente fisiologico, viso-occhi all'olio di argan. Anche in questo caso abbiamo 0% siliconi, parabeni, oli minerali, glicol propilenico, la confezione è di 200 ml ed il costo è di 5,99 euro. I prodotti Omia ve lo mostro qui. In questo caso insieme sono tutti i prodotti, vedete, cruelty free, si legge qui, per cui veramente sono prodotti ottimi ed i prezzi sono validissimi. Considerate che questi li trovate nei punti vendita Coop, ad esempio Docca, Acquasapone. Infine, ultima cosina che vi mostro è questa. Ho terminato della Bema e questa crema viso anti-age. Mi erano stati dati vari tester, vedete, me ne erano stati dati 1, 2, 3, 4 e 5, per cui ho avuto modo di testarla abbastanza, anche perché considerate che ognuno di questi tester contiene, vediamo se lo troviamo. Beh, adesso non lo trovo. Comunque, insomma, con 5 tester si fa un buon lavoro. Sono appunto, si tratta di un prodotto bio e con effetto liftante. E mi sono trovata bene, perfetto al mattino perché è molto leggero, come texture, è leggera come texture. Per cui al mattino, come base di trucco, è stata perfetta. La profumazione è buona. La Bema è una marca con cui sempre sinora mi sono trovata bene. Quindi, se vi capita questo prodotto viso anti-age, provatelo e magari fatemi anzi sapere come vi trovate. Ricordatevi solo che nel caso del tester la durata dalla data di apertura è di solo un mese, quindi controllate, credo sia lo stesso per la confezione. Quindi questo vi invita comunque a utilizzare il prodotto sempre abbastanza fresco. Il sito della Bema, se vi interessa, è www.bemacosmetics, ah no, bemacosmetici, scusate.net, in italiano Bema Cosmetici. E anche qui abbiamo certificazione CEA e un prodotto testato per nickel e cobalto. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se sì, non dimenticate di sottoscrivere il canale e magari di visionare sia il mio giveaway che questo video a sinistra, che verrà chiuso al raggiungimento dei 1000 iscritti e ci sono bellissimi premi, sia il mio ultimo video outfit. Ciao ragazzi, a presto!